Il Parco Nazionale di Yellowstone nel Wyoming è il più famoso degli Stati Uniti. Fondato nel 1872, è il primo al mondo nel suo genere. Qui si possono ammirare le meraviglie della natura, come la Lower Fall, una cascata alta 100 metri, più delle cascate del Niagara, o i 3.000 geyser che riempiono le vallate con i loro vapori. I venti dell'autunno segnalano agli animali che è ora di cominciare i preparativi per i difficili mesi invernali che verranno. I rami degli alberi abbattuti dai castori sono ricoperti di una succosa corteccia. Il castoro li ammucchia sott'acqua, vicino alla sua tana, per garantirsi il cibo durante il periodo invernale. Gli ultimi ritocchi servono a mantenere alto il livello dell'acqua dietro la tana del castoro, per quando avrà bisogno di spazio per nuotare sotto la superficie ghiacciata e raggiungere il suo cibo. L'abitante più famoso del parco di Yellowstone è il grizzly. Incontrarlo è raro. Vaga lungo vaste aree del territorio in cerca di cibo. In tutta Yellowstone ne sono rimasti soltanto circa 200 esemplari. Si nutrono di erba, larve e di quasi tutto quello che riescono a trovare per poter accumulare nel corpo uno spesso strato di grasso che consenta loro di sopravvivere durante il lungo letargo invernale. I wapiti hanno lasciato gli altipiani del parco. Come tutti gli anni, si riuniscono nelle pianure più a valle per la stagione degli accoppiamenti. La voce acuta del maschio riecheggia nella foresta. Stimolati dai feromoni emessi dalle femmine, i maschi fanno a gara per stabilire chi è il più forte. Il vincitore riunisce il suo harem. L'unico maschio vittorioso si accoppierà con tutte le femmine che riesce a mettere insieme e, se necessario, le difenderà tenacemente dagli altri maschi. La prima neve sulle cime spinge il bighorn lungo i pendii più a valle, dove può trascorrere gli ultimi giorni prima dell'inverno brucando l'erba. Anche per il bighorn questa è la stagione degli amori. I maschi, che normalmente vivono lontani dalle loro compagne, si avvicinano al gregge anch'essi attratti dai feromoni delle femmine. Lo stimolo biologico è irresistibile, anche se è limitato al breve periodo degli amori. Anche i maschi non ancora adulti sono stimolati dai feromoni. Ma essendo più giovani non possono competere. Soltanto gli individui maturi si affrontano in combattimento. Le lotte vengono intraprese solo tra esemplari aventi corna di uguali dimensioni. Come nel caso del wapiti, il maschio che vince si accoppia con tutte le femmine. Dopo l'accoppiamento lascerà il branco e tornerà sulle montagne. Anche gli uccelli sentono l'avvicinarsi del cambio di stagione. Anatre e oche canadesi si riuniscono in grandi stormi e cominciano la loro migrazione verso sud. Il geyser più grande del parco, l'Old Faithful, getta a 40 metri di altezza 50.000 litri di acqua calda all'ora. La maggior parte dei wapiti di Yellowstone migra nelle valli più calde alla ricerca di cibo. A migliaia convergono verso l'area protetta di Jackson Hole, dove attenderanno la fine dell'inverno. Quando l'enorme branco esaurisce il cibo che trova naturalmente all'interno dell'area protetta, l'ente americano per la tutela della natura provvede a nutrire gli animali. La loro dieta è ora composta da palline di erba medica.
Circa 8.000 vapiti svernano ai piedi dei maestosi monti Tetoni. Ma per gli animali che rimangono a Yellowstone, il peggio deve ancora venire. I bisonti non migrano. Si stringono insieme per proteggersi a vicenda nel tentativo di trattenere il calore dei loro corpi. Il nutrimento si traduce in energia che fornisce calore corporeo. La testa e il collo enormi del bisonte sembrano fatti apposta per aprirsi un varco nella neve alla ricerca dell'erba. Questo giovane bisonte è al suo primo inverno e cerca di trovare il cibo che la madre non può più offrire. Probabilmente è già in attesa del piccolo che nascerà il prossimo anno. Nel parco di Yellowstone, in inverno, ogni singolo individuo deve trovare il modo di sopravvivere. Approfittando dei bacini di acqua calda, qualche uccello acquatico si ferma fino ad inverno inoltrato. Ma il ghiaccio lentamente avanza e il cigno trombettiere deve adattarsi a condizioni di vita via via più difficili. Alla fine anche i cigni si arrendono all'inverno di Yellowstone e partono alla ricerca di acque meno affollate. Il coyote è a caccia di prede. Un gopher si rintana sottoterra in cerca di radici. I suoi artigli affilati gli consentono di scavare anche nella terra ghiacciata. Ogni tanto si deve avventurare in superficie per liberarsi dall'eccesso di terra che si accumula nelle sue gallerie. Il coyote cerca attentamente la sua preda. Per risparmiare energia, segue sentieri già tracciati nella neve. Con il suo sensibilissimo udito, capta il rumore dei roditori che scavano le loro gallerie. L'inverno rende la lotta per la sopravvivenza ancora più dura. Alcuni animali devono morire perché altri possano vivere. Sempre alla ricerca di cibo, il coyote attraversa il lago gelato. Due lontre si aggirano sulla neve. Ma non sono le lontre ad attirare l'attenzione del coyote, è il loro pesce. Le lontre devono mangiare sopra la superficie dell'acqua, un particolare che il coyote ha imparato a sfruttare. Alcuni sfoghi termici hanno creato dei buchi sulla superficie del ghiaccio. A volte il coyote deve correre freneticamente inseguendo le lontre che entrano ed escono da questi passaggi provvidenziali. Il lago ghiacciato è una barriera efficace. Rubare il pesce alle lontre è più difficile di quanto possa apparire. Un corvo si abbassa fino ai bordi del lago per raccogliere pezzetti di cibo. Ma il coyote, prudentemente, non si arrischia sulla fragile superficie. E le lontre si immergono con il loro pesce. Il coyote si arrende, ma prima di allontanarsi marchia il territorio.
Per sfuggire al freddo sempre più pungente, alcuni bisonti si dirigono verso i geyser. Attratti dal calore della terra, si riuniscono nei punti in cui le nuvole di vapore riscaldano l'aria. La terra è riscaldata dai fuochi vulcanici e qua e là erba e muschio sopravvivono ai rigori dell'inverno. Il cibo disponibile talvolta non basta. I vapiti rimasti vicino al lago traggono beneficio dal suo calore, ma le riserve di cibo, già scarse, diminuiscono sempre più velocemente. I coyote sono alla ricerca di prede indebolite. Le antilocapre potrebbero esserlo. Questa però è particolarmente robusta. Meglio cercare una vittima più facile. Il fiume Firehole, alimentato da correnti calde, non gela mai. La valle è avvolta da nuvole di vapore. Molti animali trascorreranno la stagione fredda nelle acque calde del ruscello. I vapiti rimangono nell'acqua per assorbirne il calore e cibarsi della vegetazione che cresce sotto la superficie. I bisonti non hanno imparato a fare altrettanto. Rimangono fermi tra le cortine di vapore. L'umidità che si condensa sul loro pelo congela immediatamente. I bisonti devono affrontare una scelta difficile: combattere contro il freddo pungente e trovare del cibo, oppure rimanere qui al riparo del vapore e lasciarsi lentamente morire di fame. I più deboli cominciano a soccombere. Nel parco di Yellowstone, in un solo inverno, possono morire anche 200 bisonti. Solamente i più forti sopravvivono. Fino a questo momento, coyote e corvi sono riusciti a sopravvivere con difficoltà. La carogna del bisonte costituisce un banchetto atteso da tempo. I coyote si comportano secondo regole sociali ben definite. Gli animali dominanti mangiano per primi, esibendo la loro posizione sociale attraverso un linguaggio del corpo. Inarcano la schiena e scoprono i denti. Anche se il cibo è abbondante, gli altri devono aspettare il loro turno. La stessa regola vale anche per i corvi. Nulla va sprecato. Quello che può apparire come un rituale macabro non è altro che il normale ciclo della vita. Per i pochi avventurosi che riescono a spingersi alle maggiori altitudini, il parco di Yellowstone offre immagini di ineguagliabile bellezza.
Ma anche il lungo inverno di Yellowstone ha il suo termine. Le giornate si allungano e la temperatura si fa più mite. Locotona si accorge dei primi tepori e avverte il rumore delle gocce della prima neve che si scioglie. Un topo muschiato si gode i primi giorni di primavera, presto imitato da un castoro. La morsa del ghiaccio si attenua e anche i cigni ritornano. Nel caldo della tana, i piccoli del castoro aspettano che passino anche gli ultimi giorni dell'inverno. Yellowstone rinasce. I cigni trombettieri sfilano insieme con i loro piccoli. I piccoli di bisonte si nutrono del latte della madre e provano i primi salti nell'erba. Anche i cuccioli del coyote osservano per la prima volta il mondo che li circonda. I grizzly si risvegliano affamati dopo il lungo letargo. Ora erba e larve non basteranno a sfamarli. Il wapiti accompagna i suoi piccoli verso la nuova residenza estiva. I predatori sono in agguato. Ma questa femmina, con coraggio, allontana il coyote. Presto anche i giovani coyote cacceranno. Per quest'oggi hanno imparato che la caccia è difficile e non priva di insuccessi. Ma un rumore diverso mette in allarme gli abitanti del parco. Le strade si riempiono di auto, camper e autobus sui quali arrivano visitatori da tutto il mondo. Ogni estate si riversano a Yellowstone più di 2 milioni di turisti, attratti dalle bellezze naturali di questi luoghi. Purtroppo le esigenze turistiche hanno cominciato a mettere in secondo piano quelle del parco. Senza un'adeguata regolamentazione, il futuro di Yellowstone potrebbe essere compromesso dai suoi stessi ammiratori. Le ricchezze della natura non sono eterne e nemmeno insensibili all'influenza dell'uomo. Il Parco Nazionale di Yellowstone, nonostante la sua fama, è una terra lontana, un'isola della natura spettacolare ma fragile, con problemi molto complessi. Il giusto equilibrio tra le esigenze dell'uomo e quelle del parco è fondamentale per la sopravvivenza di Yellowstone.